Molte, molte certezze, nel senso che hanno recuperato quasi tutti, siamo tutti bene, c'è problemi di abbondanza e sono contento così, nel senso che preferisco sempre che tutti siano a disposizione che non avere troppe defezioni. Quindi domani avremo tutti o quasi gli effettivi, a parte Le Pillier, a parte Vastrini che è squalificato, a parte chiaramente Martinez, e quindi i convocati sono 23, c'è ampia scelta. Sarà una partita molto molto difficile. Il Padova, al di là della partita di Carpi che è ancora da giocare, ha fatto due sconfitte casalinghe e quindi sicuramente vorrà iniziare a togliere lo zero dalla casella della classifica per cercare di innanzitutto riscattare anche le due sconfitte casalinghe, ma penso anche perché come squadra, una buona squadra, abbiamo delle ambizioni importanti di classifica, non sono partiti magari come si aspettavano, però il valore del Padova non è in discussione. Cambia perché è normale che quando si gioca a 3 poi diventa sempre una linea 5. Verranno qui e non ci cercheranno di non lasciarci spazi e di non lasciarci giocare soprattutto sugli esterni, quindi abbasserà i due esterni di centrocampo che diventeranno appunto una linea 5, ci saranno pochi spazi centralmente perché comunque hanno anche di grande densità con i tre centrocampisti, dovremmo essere bravi a fare soprattutto correre velocemente la palla, due tocchi e andare da una zona all'altra del campo ed avere pazienza, perché poi è normale che se si cerca l'imbucata centrale troveremo un muro davanti, quindi dovremmo essere bravi a scardinarli poco per volta. Però insomma la squadra sta bene, sono convinto che da parte nostra ci sono tutti i presupposti per poter fare una buona partita. Dobbiamo crescere sicuramente ancora sotto l'aspetto tecnico, tattico, fisico. Però ho visto i ragazzi carichi in settimana, io sono molto carico, sono molto fiducioso e domani dobbiamo cercare insomma di dare continuità anche alle due partite, alle due prestazioni che abbiamo fatto precedentemente. Col Padova l'anno scorso fu la partenza di un Novara che poi arriva ai playoff. Sì, furono i miei primi 3 punti, i primi punti insomma da allenatore del Novara. Niente, insomma, però corsi e ricorsi contano poco perché poi ogni partita ha storia a sé. Quest'anno si affrontano due squadre abbastanza diverse dall'anno scorso ed è chiaro che sarà una partita totalmente diversa, ma altrettanto difficile. Segnato, solo Lazare ha avuto un piccolo problemino mercoledì durante l'amichevole, è uscito ma è rientrato, quindi davanti penso di confermare quelle che sono state le scelte precedenti. Diciamo che i dubbi maggiori sono sulla difesa. E sul centrocampo Sì, anche sul centrocampo. ho tre dubbi, due o tre dubbi che scioglierò domani, insomma. Un centrocampista e due difensori, vediamo un po', perché comunque anche Salviato si è allenato poco questa settimana, così come Perticone. In mezzo al campo stanno bene tutti, quindi tutti possono essere chiamati in causa, non è detto magari dall'inizio, abbiamo visto anche settimane scorse che chi è entrato ha sempre fatto bene, ha fatto sì che arrivassero 3 punti col Siena e il pareggio di Brescia, anche grazie a chi è entrato. Quindi, cioè, mi aspetto questo, insomma, chi andrà in campo dall'inizio deve dare tutto quello che ha, però non pensare, insomma, di gestirsi per 90 minuti per arrivare in fondo, perché poi abbiamo la panchina lunga e in panchina ci sono giocatori importanti, quindi mi aspetto anche da chi entra lo stesso contributo che è stato dato precedentemente. L'impiego di Marianini come esterno basso nella
siamo rimasti 5 difensori, quindi sono arrivati anche i ragazzini degli allievi della primavera, quindi no, era solo perché l'ho detto anche alla squadra, insomma, noi siamo tanti, soprattutto a centrocampo in attacco. È normale che anche durante gli amichevoli, durante anche le partitelle che facciamo fra di noi, si gioca 10 contro 10, 11 contro 11, quindi qualcuno deve stare fuori. Ed è normale, insomma, che per quello che riguarda anche le partite amichevoli, quando posso cerco di far giocare tutti. È successo che Buzzeko ha fatto centrale di difesa, come l'avevano fatto la settimana scorsa Genevieve e Paravicini. Quindi è solo per un discorso, insomma, di mettere minuti sulle gambe e di far giocare quando è possibile tutti quanti. Margherita, come esterno destro, visto che lui è sull'aspetto dei cross, No, ma non ha sfiorato magari Buzzeko non può fare difensore centrale, ma Marianini può fare terzino destro sicuramente. L'ha già fatto anche, che come Pesce ha fatto il terzino sinistro in qualche occasione, quindi ribadisco, era un discorso magari contingente a cercare di far giocare tutti, ma Marianini in quel ruolo lì, una soluzione potrebbe essere nel caso in cui avessimo qualche problema un giorno. Non domani. E i nuovi come stanno lavorando? Genevieve soprattutto Iemmelo. e Iemmelo per Martinez e Fermo e Tomasi il Ma diciamo che vengono da una stagione difficile entrambi, uno perché ha giocato poco, uno perché magari Iemmelo ha giocato tanto, però forse si aspettava un po' di più da lui. Soprattutto Iemmelo deve capire che gli va dato sicuramente un po' di tempo per integrarsi, è un ragazzo, è giovane, però è normale anche che se vuole mettere in difficoltà l'allenatore, in allenamento deve avere la voglia e la cattiveria di un ragazzo di 20 anni che vuole mettere in difficoltà l'allenatore. Io non, ma non solo lui, tutti quanti, questo deve essere il nostro spirito che ci deve animare da qui alla fine dell'anno. Questo discorso vale per Iemmelo, ma vale per Piskoski, per Josipovic, per Pesce, per tutti quelli che sono calciatori che devono sempre dimostrare qualcosa, titolari o non titolari. Chiaramente chi è indietro, chi arriva in un gruppo deve essere bravo a capire che per mettersi in mostra bisogna pedalare, bisogna avere la fame, la motivazione e la cattiveria giusta. Iemmelo ha ottime qualità, a volte magari si piace un po' troppo. Comunque anche il livello degli allenamenti con questa, cosa che hai detto adesso, diventa molto alto, Assolutamente, ma perché c'è questo grande competitività. hai ragione, è un aspetto molto importante. Infatti era per questo anche riferito al discorso precedentemente di Iemmelo, che voglio che ci sia questa competitività, voglio che tutti quanti, insomma, abbiano la voglia di mettere in difficoltà l'allenatore. Per fare questo, a volte magari purtroppo ci sono le scelte del sabato e magari qualcuno è penalizzato, quindi gli rimane l'amichevole, gli rimane la partitella, gli rimane l'allenamento, e durante l'allenamento bisogna cercare di alzare l'intensità, e su questo aspetto ne traggono beneficio tutti quanti, perché è normale poi dopo che chi anche deve mantenere il posto, se vede che un compagno è lì col fiato sul collo per cercare di giocare, anche chi gioca magari deve essere bravo ad alzare i ritmi e comunque rimanere sempre su chi va là. Se viceversa magari qualcuno si rallenta o magari automaticamente dà per scontato il fatto che non gioca, che si lascia andare, diventa un aspetto che anche per quello che riguarda il gruppo non è positivo. Questo lo vedo.